Ciao divaniste, bentornate, benvenute qua sul mio divano. Oggi è una giornata bellissima, un cielo azzurro, il sole fa freddo perché c'è forse 0 gradi fuori, ma è una giornata fantastica con una luce bellissima e quindi eccomi qua. Facciamo il video dei terminati, ma penso che farò tutto insieme, sia detersivi che cura della persona perché ho un po' di cose, ma non tantissime. Qui c'è una intrusa che vi vuole salutare. Come ho acceso la telecamera è arrivata, tutto a posto. Vediamo dove ti devi sistemare. Ogni volta ho un animale diverso, scusate, in questo piccolo zoo casalingo. O c'è il pollo di Pepe o c'è la coda qua di Ginger. Allora, cominciamo subito. Cominciamo dai flaconi grossi che così occupano più spazio e me li tolgo prima. Iniziamo da questo ammorbidente. Un ammorbidente che ho comprato all'Eurospin, era di colore azzurro, freschezza di primavera. L'ho preso perché annusandolo e ancora adesso mi ricorda moltissimo il coccolino. E quindi l'ho preso. Devo dire che il profumo si sente molto di più nella bottiglia che non nei panni. Nei panni non rimane, secondo me. Invece, a sentirlo così, a me piace. Bucato morbido e profumato, morbido, ma anche sì. Profumato non lo sento così tanto, non è così tanto persistente. Però non è male a questo profumo appunto di coccolino. Sapete, quello azzurro, quello classico. Ok. Ginger si voleva infilare qua nel sacchetto dei rifiuti, magnifico. Poi una scoperta che vi ho già detto forse è un ammorbidente buonissimo. Questa volta questo invece rimane e permane nei capi, sui capi. Infatti ne ho comprati anche altri e sto parlando degli ammorbidenti di Tesoro d'Oriente. Qui è rimasto anche il prezzo 1,90. Questo l'avevo comprato un po' di tempo fa, adesso ne ho comprato un altro e ho pagato 2,50. Dai cinesi, eh? Per cui non so. 30 lavaggi, formula concentrata, questo sicuramente rimane. Quando stendi hai un profumo buonissimo e anche quando stiri i panni, mentre sei lì col vapore, senti ancora il profumo che viene su. Quindi questi sono soldi ben spesi. 1,90 era più ragionevole, 2,50 già cominciamo a non ragionare più tanto. Quello che sto usando adesso è il Byzantium, questo invece era Tsubaki e Peonia, che avevo, perché l'ho finito, il deodorante di questo, sempre di Tesori d'Oriente. Quindi questo è un super promosso, mi è piaciuto tantissimo. Poi un alleato su cui vi avevo fatto anche un video tantissimo tempo fa, eccolo qua, l'aceto di alcol. Che non è quello l'aceto di vino bianco, ma è aceto di alcol. Questo lo trovate, almeno io qua lo trovo o alla Coop o da Auchan, perché in altri posti tipo Carrefour così non lo trovo mai. E l'aceto di alcol io non lo uso per condire, ma lo uso soprattutto come anticalcare, anticalcare degli elettrodomestici, come si chiama il bollitore, ecco, per la serpentina del bollitore, per la caffettiera, ecologico, assolutamente naturale, economico perché costa all'incirca 1 euro, lucidante, toglie calcare, cioè a me piace un casino e quindi non ve lo metto sempre perché cioè, ve ne ho già parlato, però comunque provatelo se non l'avete mai comprato. Poi una cosa che assolutamente non manca a casa mia è la cera per i pavimenti, anche se vi avevo già detto che sono 2 mesi che non passo più la cera. L'ho utilizzato una volta, adesso perché sembra che quel piscione del cane abbia finalmente tarato le guarnizioni e quindi crescendo abbia imparato insomma a farla fuori.
e quindi posso ricominciare ad utilizzare la mia amata cera. Questa è quella dell'emulsio classica. Qua dice più profumata, in effetti quando passi la cera emulsio si sente. Adesso su vostro consiglio ho comprato, ho messo in ordine la cera scansafatiche che non ho mai utilizzato, ma ho fatto un ordine su Tigotà e sto aspettando che arrivi e quindi poi ve la faccio vedere. Per adesso questa cera effetto specchio. Ottima, ottima. Poi un altro super top che vi ho già detto, e cioè il detersivo per la lavastoviglie. Assolutamente ho abolito le pastiglie e uso solo il gel. Di solito compro quello dell'Eurospin o quello di Lidl. Questa volta l'ho preso invece di marca ed è il Finish, eccolo qua. All in one Power Gel, brillantezza e protezione. Sinceramente non ho visto differenze tra questo e quello dei discount. Sono magnifici entrambi, hanno la stessa funzione, lavano bene. Sto vedendo che anche i bicchieri stanno resistendo al calcare. Questo era 26 più 6 lavaggi, quindi forse una confezione più grande. Ottimo come prodotto in sé, non ho visto appunto differenze con quello del discount, per cui se è in offerta compro questo, altrimenti vado su quegli altri, quello al limone, quello rosso di Lidl, sono efficaci tutti quanti sicuramente. Poi ultimo detersivo, no, 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 no. Questo, l'Isoform, questo qui è alla lavanda. E poi ne ho un altro che invece è quello verde, non so se è alpino, che è quasi al fondo, infatti lo butterò penso oggi perché è finito di lavare i pavimenti, è finito. L'Isoform che io non usavo tanto, ma appunto da quando è arrivato il piscione sono costretta ad usarlo, sono stata costretta proprio per disinfettare un po' i pavimenti, pulirli, togliere l'odore, disinfettarli. L'Isoform è sicuramente molto molto efficace. Io lo uso solo per i pavimenti, non l'ho utilizzato per altri motivi, diciamo, ma è pratico e efficace, quindi promossissimo. Poi un'altra cosa che invece voglio farvi vedere, che è anche un po' perso, molto bene, è un profumatore per il bucato ed è questo di Nuncas. Sono le drops, le gocce profumate da mettere in lavatrice. Dunque, questo è un prodotto che io ho preso perché sapete che sono un po', cioè c'è il periodo, un periodo in qua, che ve l'ho già detto anche in altri video, che ho questa fissa del bucato profumato. E quindi, ecco, non avevo ben chiuso il barattolino perché l'ultima volta che l'ho utilizzato ci ho messo un po' d'acqua e si vede che ce n'è ancora un pochettino, ma è proprio acqua allungata. Questo si mette al posto dell'ammorbidente, io lo uso in quei capi che non necessitano di ammorbidente, anzi soprattutto la microfibra. La microfibra non dovete utilizzare l'ammorbidente, però per averla più profumata aggiungo questi profumatori. Tra l'altro, in un video una di voi mi aveva consigliato un profumatore per tessuti che ho comprato perché io l'avevo trovato in mini size nella My Beauty Box, ma non riuscivo a trovarlo. Lei mi ha detto vai in internet, così l'ho comprato. Carissimo, carissimo, vi dico, perché non so se sono 200 millilitri, l'ho pagato 14 euro. Poi ce ne va poco, anche questo di Nuncas, non so più dirvi quanto l'ho pagato perché ce l'ho da un casino e ce ne va un tappino, quindi insomma, vedete che cioè, ci ho messo tantissimo per finirlo perché ce ne va veramente poco, però anche questo è caruccio, devo dire. Questa era la profumazione classica, che a me, diciamo che è sempre quella che mi piace più di tutte. Ah, però questo è di vetro, non lo devo mettere qua, mettiamolo qua. Cosa abbiamo? Bene, niente, passiamo a cosmesi e cura della persona. Allora, ho terminato questo sapone che era di Sien, no di Sien, di Lidl, bio, questo qui è la lavanda, è ideale per l'igiene quotidiana, non mi è dispiaciuto, abbastanza profumato,
L'unica cosa che c'è da dire di questo sapone è che è scivoloso, che probabilmente è una caratteristica giusta per il sapone, perché deve far scivolare, aggrappare le impurità e farle scivolare via. Ma è viscido, io l'ho trovato molto viscido, cioè quando ti lavavi le mani sguisciavano, ecco, a differenza degli altri saponi. L'unica caratteristica particolare di questo, poi per il resto mi sono trovata bene, il profumo è buono, poi è bio e quindi più che promosso sicuramente. Uno shampoo invece che non mi è piaciuto affatto è di Coop. È uno shampoo che ricostruisce e protegge per capelli danneggiati, idratante, rinforzante, protettivo, bla 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 bla, non mi è piaciuto per niente. Sia nell'apertura, perché c'è questa apertura qua e lo shampoo è molto denso e quindi non usciva bene, ma poi non mi è proprio piaciuto. Lavavo i capelli e il giorno dopo erano di nuovo da lavare. Non so se è poca forza lavante, io non lo so. Comunque, con questo shampoo avevo subito i capelli sporchi e poi non mi dava soddisfazione quando lo asciugavo il capello. Non mi piaceva il risultato che mi dava, quindi questo per me è un flop assolutamente. Poi veniamo alle maschere, che qua già ne ho tre da farvi vedere. Allora, una bellissima, questa qua, una maschera che ho comprato in Avon, è Treasure of the Desert ed è rivitalizzante. Dice di utilizzarla, di metterla su per 15 minuti. Io l'ho lasciata molto di più. L'ho lasciata molto di più perché, vabbè, era liquida, era piena di liquido, anche se non troppo, non colava. Stava bene sul viso perché ha dei tagli qua a livello dello zigomo, per cui non dovevi fare, sai, le pieghe, ma stava bella distesa. Mi è piaciuta, sicuramente un'ottima maschera. Poi un'altra maschera che invece è di una maschera coreana, fabbricata in Corea, ma mi sembra che l'ho comprata da Primark questa. Non vedo più scritto qua, ma mi sembra che sia di Primark. Questa invece era una maschera purificante al cetriolo, Cucumber. Era una maschera per pulire in profondità la pelle. Questa non era in tessuto, era diciamo in gel, si applica, si lascia agire e poi si rimuove. Non sono più tanto abituata a queste maschere che si rimuovono perché mi piacciono molto le peel off, mi piacciono molto quelle in tessuto. Queste che si rimuovono era da un po' che non le utilizzavo. Adesso questa volta ne ho utilizzate due che vi faccio vedere. Questa per me ha un prezzo molto molto contenuto ed è efficace, quindi bene. Poi un'altra, sto guardando perché non vorrei di nuovo rimanere senza carica. Un'altra maschera che ho utilizzato è questa ed è della Garnier Skin Active e l'Hydra Bomb, che conosciamo tutti perché è una maschera ultra famosa, utilizzata da tantissime, e questa veramente è stra piena di liquido, è proprio ultra imbevuta, super idratante ed energizzante. Energizzante non lo so, ma idratante sicuramente sì, è proprio una bomba perché te la metti lì. Io l'avevo utilizzata in una giornata di vento in cui sentivo proprio la pelle che tirava e effettivamente è stata proprio una bevuta d'acqua e di idratazione per la pelle, quindi mi è piaciuta molto. Poi ho terminato un mascara, forse due, non so, comunque questo è quello di Avon che avevo comprato forse a luglio, nel periodo estivo. Mi ero portata in ferie, l'avevo utilizzato anche al mare, mi sono trovata bene con questo mascara dell'Avon True, ottimo, cioè ottimo, buono diciamo, perché ci sono degli mascara anche migliori, ma questo facendo rapporto qualità-prezzo, secondo me, si posiziona sempre in alto. Era waterproof, allargava bene le ciglia, a me è piaciuto. Delle salviette per rimuovere il trucco, queste qua della Olivella, le avevo trovate in una My Beauty Box, della Umbria Oli, e sono fatte a Perugia.
Non mi sono dispiaciute, non ci trovo niente di incredibile. Questa olivella, questa presenza di olio non si avvertiva. Dice che c'era 100% olio extravergine di oliva, non si avvertiva, cioè non ho visto differenza rispetto ad altre salviette. Sono salviette viso e corpo con una formula green anti-aging, buone, normali, insomma, nulla di eclatante, hanno fatto il loro lavoro molto bene. Poi, ecco, questo qui invece è un pre-mascara, sapete, di quelli bianchi che devi applicare prima del mascara, non so se si vede, ha tutte quelle fibre che si applicano e poi, cioè si applica il mascara, poi si mette questo e dovrebbe aumentare le fibre. A me dava un po' fastidio agli occhi, mi si infilavano sempre queste fibre dentro gli occhi, mi davano fastidio, ero sempre lì. E quindi niente, lo cestino perché non è un prodotto che alla fine va bene per me. Poi un dentifricio, questo è un classico dell'antica erboristeria, un classico, bene, mi sono trovata bene. Poi questo lo butto via invece, non perché sia finito, ma perché non lo utilizzo e quindi nella mia politica di non tenere cose inutili, neanche persone inutili, niente di inutile, via questo. Era un rossetto molto molto scuro. Che però praticamente faceva subito il segno a metà delle labbra. Quando parlavi si vedeva la mucosa rosa fino a un certo punto e poi quella scura, e quindi a me questo stacco non piace assolutamente e quindi lo cestino. Un siero che ho terminato, questo Fito Vital venduto da Bottega Verde. Era il siero numero 3, cioè erano tre sieri, 1, 2, 3, questo è il numero 3. E ce l'ho da un po' e quindi mi sono messa d'impegno per terminarlo e l'ho terminato, anche perché questi hanno una validità di 12 mesi e quindi voilà, messo via. Poi un'altra maschera, eccola qua, una maschera all'acido glicolico della Ren che ho trovato in una beauty box. Questa veramente l'acido glicolico si sente e molto. Non avevo visto che c'era scritto che non è da utilizzare per chi ha una pelle sensibile, ma io la pelle sensibile non ce l'ho, eppure mi è diventata completamente rossa tutta la parte più secca, quindi la parte del naso e questa zona qua farfalla. Sulle guance qua sopra sono diventata molto molto rossa, soprattutto la prima volta che l'ho utilizzata. Poi la seconda volta sono stata più attenta e quindi l'ho messa soprattutto nella parte esterna dell'ovale del viso, perché mi piace, ma si vede che questa parte qui, essendo quella che per me è la più secca, è più sensibile e quindi mi dava fastidio. È efficace perché l'acido glicolico ha fatto il suo effetto. Quindi l'ho usata 2 volte, erano 15 cc, efficace, buona, non consigliata appunto a chi ha una pelle sensibile, perché effettivamente se ha fatto effetto a me, non so a chi ha una pelle sensibile. Poi, qua cosa c'è? Ah, una Yankee Candle che ho terminato. Eccola, questa qui è la Tartaten, non so se si riesce a vedere. Tartaten, molto forte questa, è molto speziata, dovrebbe essere Tartaten un dolce alle mele. Io sento molto la cannella in questa candela. L'ho utilizzata nel periodo natalizio e ci stava giusto bene, però è molto forte, per cui qui un quarto di tartina è già più che sufficiente, perché altrimenti diventa troppo pesante. Un'altra Yankee Candle, una delle mie preferite, è la Clean Cotton. Tra l'altro guardavo in un gruppo di Facebook tutto dedicato alle Yankee Candle, c'era una domanda: quali sono le vostre profumazioni peggiori, quelle che proprio detestate? Ecco, le mie preferite sono le peggiori, le detestate da un sacco di gente. Una di queste era la Clean Cotton, che a me piace tantissimo. Che mi sa proprio di Clean Cotton, cotone pulito, panni puliti. Mi sa proprio di profumo, di bucato, e ho visto invece che non piace a un sacco di gente, e vabbè. Ho finito un rossetto
che non so se mi spiego, è quello qua, c'è solo proprio la parte lì, ma per me è finito, perché ce l'ho da tantissimo, tantissimo tempo, Ultra Color Lipstick. E l'ho usato tanto, ma volevo proprio togliermi questa soddisfazione. È lo Sparkling Blush, questo rossetto qua. L'ho utilizzato tanto, sono arrivata quasi alla fine. Direi che se proprio c'è anche quel CC ancora di rossetto, posso anche disfarmene. Poi una Glimmer Stick che ho terminato, le mie matite super fantastiche. Questa era Blackest Black, quindi proprio il. Un classico dei classici, cioè questa vedete che non c'è più niente, l'ho usata tutta fino in fondo, molto bene. Poi un altro eyeliner, un liquid eyeliner, questo della Color Trend, che è colorato la parte esterna, ma ormai non c'è più niente all'interno. Questo però non lo ricomprerei perché è ancora fatto col pennellino. L'unica cosa positiva è che faceva una linea molto 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 sottile. Quindi quello era bello, però boh, mi sono più abituata agli eyeliner, quelli con la punta a pennarello, e mi trovo meglio. E poi cosa ho qua? Questo perché l'ho tenuto? Ah sì, questo era un campioncino della Lancôme che mi era arrivato con un ordine che avevo fatto su Sephora, crema ricca, multicorrettrice, effetto rimpolpante, comfort, bla bla. Sì, però non ho idea di quanto costi, l'ho provato con un estremo piacere, ma non penso che la comprerò. E poi butto questa che è una acqua micellare, questa qua Travel Size che avevo trovato sempre in una beauty box della Delia, mi è piaciuta, piccolina da viaggio, ma insomma ogni tanto tiro fuori anche questa roba qua perché altrimenti se aspetto solo i viaggi, ciao ciao, mi scade tutto. E poi cosa c'è? Un altro rossetto. Questo qua perché si è rotto e non me lo posso neanche tirare fuori perché altrimenti cade. Si è spezzato. Già qui sembra mangiato perché toccando contro il contenitore. E poi è caduto e si è spezzato. E mi dispiace, l'avevo trovato anche questo in una box. Rouge à la folie. Voilà, voilà. Follie di rosso. Beautiful by Eau Féminine. E se francese e quindi niente, se si è rotto basta, via. E poi una cosa per le unghie, una lima per le unghie, ecco, non mi veniva perché sono lima un cavolo, cioè è estremamente liscia. Questa l'avevo presa da Sien a Lidl, alla Lidl 3 in 1, dovrebbe essere smooth, clean and polish, boh, non mi serve a niente, non mi fa niente e quindi ciao ciao, anche te puoi andare. Boh, direi che vi ho detto tutto, questo è un pezzo di carta, ok, basta. La mia sporta dei finiti, come avete visto non c'è tantissimo questa volta, però insomma un po' di recensioni ve le ho date e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!